Che pathos, che statistiche, l'ultima giornata del torneo in Serie C porta i soliti succulenti e sempre nuovi dati agli amanti dei numeri. Al veneziano il Monopoli ha siglato il gol più veloce del campionato e dell'anno in tutti i campionati professionistici italiani fino a questo momento. L'attaccante stabilista Borrelli in 22 secondi ha bucato la difesa meno battuta del campionato, quella del Catanzaro, ed ha guidato i gabbiani verso il successo. Borrelli già con la Turris aveva stabilito un suo record personale entrando al minuto 72 e segnando al minuto 73. Complimenti. Altro dato curioso, ma non troppo, è che c'è stato soltanto un pareggio in 9 incontri, ed è stato quello del derby pugliese dello Iacovone tra Taranto e Foggia, gara terminata 1-1. Nessuna, zero le doppiette o triplette messe a segno. Tutte le reti, 22 in totale, portano tutte firme diverse, dunque il pallone a casa non se lo porta nessuno. Debutto vincente per Butler Alfredo Novellino. Tornato sulla panchina delle Vespe, il trainer di Montemarano ha guidato i gialloblu successo a Messina. Schiavi regala 3 punti d'oro alle Vespe, che ora sogna di nuovo la zona playoff. 133 giorni dopo, non è un titolo di un film, e fa clamore la sconfitta del Latina in casa contro il Potenza. La formazione di mister Di Donato non perdeva al Francioni dal 20 ottobre scorso, l'ultima volta a vincere allo stadio Pontino fu il Catanzaro di Calabro lo scorso 20 di ottobre.